Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Pace e bene a tutti, carissimi amici. Abbiamo cominciato mercoledì scorso il tempo liturgico della Quaresima. Il rito dell'imposizione delle ceneri, infatti, ha segnato l'inizio del percorso penitenziale che, attraverso l'invito costante alla conversione, ci fa raggiungere alla celebrazione della Pasqua con un cuore nuovo, ci auguriamo, purificato e pronto a sperimentare l'intima gioia della resurrezione del Signore. La parola di Dio che la liturgia propone nella prima domenica di Quaresima è davvero densa di stimoli per la nostra vita di fede e ci invita a riflettere sull'esperienza vissuta da Gesù subito dopo il battesimo ricevuto al fiume Giordano e raccontata dall'Evangelista Marco. Egli, nel breve racconto che ascolteremo, ci dice che lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Marco non descrive dettagliatamente le tipologie di tentazioni che subisce Gesù, come fanno Matteo e Luca, ma dice semplicemente che rimase 40 giorni tentato da Satana e che stava con le bestie selvatiche e gli angeli che lo servivano. La tentazione è ciò che si presenta come qualcosa di piacevole, buona, e siccome il tentatore è il principe del male, l'autore di questo Vangelo vuole mettere in guardia il lettore perché non si lasci ammaliare da Satana e possa evitare di cadere nei suoi loschi giochi, nei suoi tranelli. Ma in che cosa fu tentato Gesù? Sappiamo che gli ebrei aspettavano un Messia potente che usasse la forza, il suo potere, la sua gloria con clamore per instaurare il suo regno e sconfiggere l'umanità ribelle. Ebbene, proprio contro questa mentalità, che diventa una tentazione costante, ha dovuto combattere principalmente Gesù nel corso della sua missione terrena. La scelta di Gesù è chiara sin dall'inizio, anche se difficile e scomoda: obbedire al Padre, fare la sua volontà e quindi rimanere fedele alla sua identità di figlio. Ora comprendiamo bene anche noi, in quanto figli di Dio, battezzati e quindi rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, siamo chiamati ad operare continuamente delle scelte e a combattere contro le tentazioni che possono ammaliarci e sedurci circa la possibilità di raggiungere facili traguardi, facili successi nella vita. Probabilmente anche noi lasciamo oggi emergere quei pensieri deleterei per cui riesce difficile accettare il fallimento della croce o vedere in essa la vittoria e la gloria del Signore. Ancor più spesso però sperimentiamo il cedimento umano, per cui dobbiamo combattere perché il peccato non prevalga e non vinca, ma la nostra vita sia coerente con la fede che professiamo. Come Gesù, allora, lasciamoci anche noi guidare dallo Spirito Santo, perché sappiamo affrontare i tempi difficili della tentazione e sappiamo aprirci con fiducia ad una continua conversione a Dio, che solo merita la gloria, l'onore e ogni benedizione. Pace e bene e buona Quaresima a tutti.